Rigore è quando arbitro fischia. Inizio citando Vuji Dimboskov per raccontare quella che è stata una delle partite più emozionanti della mia vita. Non parlerò di arbitraggio, errori e di rigori, perché non è mai stato nelle mie corde e nemmeno nei miei interessi. L'ho sempre detto, a me piace parlare di calcio, tutto il resto non mi importa. Anche perché da una vita sostengo la tesi di Mourinho sulla sudditanza psicologica e credo realmente e fermamente che questa esista. Figuriamoci al 90° minuto, al Bernabeu, di un Real due volte campione d'Europa. La tensione è tanta ed è pesante. Il rigore si può fischiare tranquillamente. Qualche tempo fa avevo fatto un piccolo e veloce post per raccontare di come sia impossibile essere oggettivi quando si parla di calcio. Ci sono troppi sentimenti in gioco, troppi affetti e troppi nomi troppo ingombranti. Io stesso faccio fatica a concentrarmi e dire le cose il più vicino possibile alla realtà. Quando Ronaldo ha saltato più in alto di tutti per quella sponda aerea a Lucas Vázquez mi si è fermato il cuore. Ormai era evidente. Benatia gli faranno addosso. Ripeto, non voglio parlare nemmeno dell'eventuale dubbio dell'episodio. L'arbitro indica il dischetto. Madrid si ferma. È calcio di rigore, proprio come diceva Boskov. Eccolo, il momento che cambia tutto. È proprio questo. Buffon non ci vuole credere. L'adrenalina viene prodotta ancora più velocemente di prima, se possibile. Il fisico, la mente e l'anima di Gigi non ce la fanno più. È uno sforzo psicologico enorme ed è umano non riuscire a reggere tutta quella forza d'urto. Sei nello stadio più iconico ed imponente di tutta Europa. Stai vincendo con 3 gol di scarto come nessuno aveva mai fatto prima in Coppa contro l'unica squadra in grado di vincerla 2 volte di fila. La stessa formazione che solo 10 mesi prima in Galles te l'aveva strappata dalle mani. Per la 3ª volta in carriera, dopo Milan e Barcellona. L'impresa remontada è a solamente 10 secondi dall'essere compiuta. È lì, si può vedere, si può toccare. La storia può essere riscritta. Il miracolo è pronto per essere raccontato. E invece no. Invece Ronaldo va ancora una volta in cielo, proprio come a Torino con quella super rovesciata. Tocca la palla di testa. Torre perfetta per Vázquez. Il resto lo sappiamo. È esattamente quel momento di cui parlavo prima. Gianluigi non ce la fa. Gianluigi esplode. È l'ultima partita in una Champions che non ha mai vinto e che mai vincerà. Prova a far ragionare l'arbitro. Essendo il capitano della squadra, ne ha tutto il diritto. Il direttore di gara viene accerchiato, la tensione parte e arriva alle stelle. Tutti protestano, juventini e madrileni, senza nessuna distinzione. Oliver è soffocato, ha bisogno di ossigeno. Estrae dal taschino la bomboletta di colore rosso e la sventola in faccia a Gigi. Espulso. Il Bernabeu è in festa, vede allontanarsi i fantasmi da Madrid. Eppure non può non applaudire un campione del mondo che scrive la parola fine alla sua vita europea. Standing ovation, come era accaduto all'altro capitano Alex solo qualche anno prima. Non voglio andare oltre perché fa troppo male. Voglio soffermarmi sulle dure parole di Buffon nel post partita, che sono sicuramente da condannare. Non possono uscire dalla bocca di un uomo maturo, responsabile ed esperto come lui. Capitano della Juventus e della nazionale italiana di calcio. 4º classificato al pallone d'oro dopo i 2 linee di Barcellona e Real Madrid e dopo Neymar, l'acquisto più costoso di sempre. Gianluigi ha sbagliato, è evidente. Però ricordate la premessa? È difficile parlare di calcio e rimanere obiettivi, soprattutto quando i sentimenti, gli affetti e i nomi si mettono di mezzo. Ecco perché l'intervista di Gianluigi, per quanto sbagliata, mi ha dato una carica emotiva pazzesca! Sono stato fiero ed orgoglioso di avere Gigi come capitano e come rappresentante della mia squadra. Mi sono sentito onorato di essere juventino. È stato un momento estremamente piacevole. Però poi il raziocinio ha preso il sopravvento. Perché un'istituzione come Buffon ha detto delle cose tanto pesanti? Quelle sono frasi tipiche di un tifosucolo da bar qualunque. Sicuramente non da calciatore. Poi però ho capito. Com'è difficile per me, per voi o per tutti parlare con onestà intellettuale di una cosa che amiamo, come la nostra squadra di calcio. Lo è pure per loro. Soprattutto per loro. Soprattutto se ha dedicato l'intera carriera al bianco e al nero. Soprattutto se a 28 anni decidi di scendere in Serie B con la tua squadra da campione del mondo. Soprattutto se la Champions è l'ultimo trofeo che ti manca da vincere, da alzare al cielo. Soprattutto se ami la Juventus più di me ed è estremamente difficile, soprattutto dopo i 90 minuti di Madrid.
Gigi è stato ipocrita, perché era lo stesso che disse che non si era accorto il gol di Muntari, ma che in ogni caso non avrebbe aiutato l'arbitro. Ancora una volta ha sbagliato, perché a distanza di anni ha fatto dichiarazioni che cozzano l'una con l'altra. A volte però dimentichiamo quanto tifosi possono essere i calciatori stessi. Più di noi, che la viviamo in maniera dopo tutto parziale. Soprattutto dimentichiamo che abbiamo a che fare con uomini che, come noi, hanno pregi e difetti. Non sono macchine, provano sentimenti, ragionano, parlano, a volte sbagliano, altre emozionano, ogni tanto compiendo la stessa azione come l'altra sera. Sono quindi fiero, orgoglioso, emozionato, onorato, contento ed eccitato di tifare Juventus. Di poter esultare per uno 0-3 Madrid quando a crederci eravamo ormai rimasti in quattro gatti. Di potermi permettere di dire "io ci credo" già a poche ore dalla sconfitta di Torino. Di essere preso per matto mentre con cautela invito a credere nel miracolo. Di volerci credere sempre e fino alla fine. Perché la Juventus è la squadra più tifata d'Italia e questo è sia un bene sia un male. I tifosi bianconeri sono purtroppo troppi. Spesso leggo commenti di personaggi che la Juve nemmeno la meritano. Chi l'altra sera non credeva nell'impresa dovrebbe avere il coraggio di abbandonare la vecchia signora. Chi continua a non amare la follia un allenatore capace come Allegri dovrebbe arrendersi all'evidenza di 4 anni di alti livelli in Champions League. Ricordo, per chi mangia poco fosforo, 2 finali e 2 eliminazioni assurde come quella dell'altra sera con il Real Madrid e quella con il Bayern Monaco sulla mancata spassata di Evra. 0 trofei europei, vero, ma ci stiamo lavorando. Quello dell'altra sera è stato un capolavoro di tattica, grinta e cuore. Spero vivamente che Max sieda sulla nostra panchina ancora a lungo, ma ho paura che questo possa non succedere. Ho il sentimento, è un presagio, ma queste credo che saranno le ultime partite della sua gestione. Sono praticamente 22 anni che la maledetta non torna a Torino. Sono 7 finali perse su 9 giocate e tante notti indigeste come quella di Madrid. Sono lacrime, fatica, bestemmie, raccolti in anni di tentativi. Sono uomini come Gigi, condottieri come Max e tifosi come Luca. Sono sogni, speranze ed emozioni. Sono cose che solo uno sport bello e di merda allo stesso tempo come il calcio possono darti. Per questo, quando la vinceremo, sarà ancora più bello. Per questo aspetto fiducioso la prossima stagione, per questo e tanto altro, sono orgoglioso di essere juventino. E lo sarò per sempre, fino alla fine dei miei giorni. Grazie ragazzi, ora prendiamoci il quarto double consecutivo. E concludo con un messaggio a chi ha criticato Buffon dall'esterno, quando è sempre facile. Siete voi che avete un bidone dell'immondizia al posto del cuore. Ciao Gigi, ti voglio bene. Luca.